stavo guardando bancarelle più belle del mondo, quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arrivato Stellina. Ma che va trovando Stellina? E allora tu dillo a Stellina. Sentiamo, che ti comprate? I biscotti. Biscotti? Ne va, dov'è? Quale forno? La signora lei, la signorina lei. Bangarella. La bangarella. Sentiamo, ma quest'anno, siccome stiamo perdendo le tradizioni, no? Quest'anno lo uccidiamo lo porco, no? Sì. Quando? Non lo so, ma quello me l'ammazzo uno in campagna. Ah. Quando mi chiama. Quando ti chiama tu vai. Ma quello ci pensa lui, fa tutto lui. Poi non faccio più niente. Quindi beh, l'ho ammazzato, confezionato. Tutto, quella, tutto fatto. Sì, sì. Che classe. Non paga la paga sempre, come fai? No, no, lo paga sempre, che significa? Va bene. Sbraciolato della figlia, quando arrivi la casa. Ma c'è la sbraciolata, ci lo sembra, in niente, che cosa? Che cazzo vuoi fare? Va bene, va bene. Grazie, grazie, saluto, ciao. Ciao. Sbraciolato, ce l'avevo sempre, lo porco se da cede. Oggi siamo partiti con il piede giusto qui da Roseto. Vi ricordo gli appuntamenti di La Stellina lunedì, martedì, giovedì e sabato 19.30, canale 16 Super J. La mail di La Stellina @superj.it, il numero WhatsApp 351 75 32 450. Marco, ci spieghi sti fa ogni domani, dobbiamo venire o no? Vieni perché era grande. Va bene, va bene. A parte per il genere, ma è una cosa, sono 2 anni che ho fatto la pandemia che non l'ho fatto, quindi quest'anno vi tornerà una grande. Quindi spieghiamo il programma, si parte il 7. Il 7 pomeriggio, incomincia il pomeriggio, la sera di fuoco davanti alla cattedrale, dopo la notte si fa la notte bianca. La notte bianca. La mattina alle 5 escono i falò. Tutti i ragazzi che portano tutte le cose, poi li sono in piazza e fanno il grande fuoco. Quindi grande festa ad Atri, il 7, cioè 7 la sera, l'8. L'8 la Madonna dopo. Sì. Fa la processione. La sì, sera. La gente quando dorme, non dorme. Non dorme, i ragazzi vanno a dormire, dopo hanno entrato a dormire. La gente anziana c'è la banda dopo, c'è la banda, quindi se la sente. Ma la banda la mattina? Sì, c'è la banda, quindi. Sente un po' di musica. Quindi il 7 e l'8 ad Atri, segnate la notte dei fauni. Vai! Tu sarai presente anche sì, con sì, con la bancarella di frutta secca. Frutta secca, ma buona. Allora ci vediamo ad Atri. Azione al mercato, pane e mortadella. Gianni, buongiorno. Ci avviciniamo sì. Al Natale, no? Comunque dicevo, al cameraman, no, dico la baghetta con la mortadella, gliel'hai fatta mangiare. No, lui tutto, non l'ha tutto a Stellina. No. Tutto per Stellina. No, ci riuscirà il pezzo, Vi fa sempre la passera. La passera, oggi abbiamo la passera. E poi una cosa, devo. Perché vedi, è Natale e poi la natura fa le differenze, perché questa non è roba che viene da Comacchio, ma è roba che gira qua da noi. No, sto capitone qua, capitone. Ti ricorda qualche film? Tu sei giovane, sei lì, tu non te lo ricordi, cazzo. C'era una volta la chiave con la Sandrelli. Se fai Sandrelli. No, era la chiave. Poi c'era un altro film che fece bomba con il capitone che gli scivolava. E chi era? Chi era, te lo ricordi? Valerio Marini. Scivolava, sì, bambola. Bambola? Sì, quando fu conosciuta da chi era? Come si chiamava quel pervertito? Tindo Brass. No, non era Tindo Brass. Sì, Tindo Brass. Tindo Brass, no, scherziamo. Allora abbiamo Tindo Brass. Questi film un po' così e Tindo Brass. Qua abbiamo questo che è un rombo, una razza. No, questa è una razza, una razza. Però se li a prendere per il culo, dai. Che questa è l'arzilla. Dimmi, sì, l'ha preso tuo marito. Una bella razza. Stavo scherzando stamattina. Una bella razza. Sì. Bene. Va bene, ho già. Vedo solare. Grazie. Ci vediamo per Natale? Beh sì, se ci vediamo, okay. Per colpa tua. Noi ci intendiamo anche di tennis, come vedete. Il porchettaro, non già solo porchetta, c'è anche racchette. Così mi allena a tagliare la porchetta, quando prendo sembra che ho la sciabola in mano.
Oh, sì, che mi fa brutte che la racchetta padel è più corta. Mai. Sono un ex calciatore, mi sono dovuto dare. Cacciatore, ho capito. E purtroppo per un grave infortunio ho dovuto lasciare il calcio, mi davo al tennis. Al tennis, il padel non ti piace. Non mi piace. Perché in due. La mia coppia di calcio a 5 era Roberto Rocini. Allora se abbiamo chiuso. Ciao Roberto. Il mare per. Sì, perché qui c'è la frutta bellissima, vedi? Ogni frutta tanto. Bellissima, hai abbandonato la nave. No, ancora non l'abbandono la nave. Sì, ti sei ammutinato, ti cavate dalla barca. No. Va bene, che te la compra? Un melone invernale, che ci compra? No, due pere. Due pere, come quelle che ha preso il Pescara ieri sera, due pere. Va bene, andiamo avanti, va, andiamo a cimentare i pescaresi. Nespole, due Nespole, no? Col Taranto, no? Io chiudavo la schedina con l'uno, ma come mai? Ma avete fatto lo sgarro? Veramente pure io sono sbagliato perché sono messo uno over uno e mezzo. Tu ti rendi conto? L'uno. Bisogna di 20.000 euro che sta a vincere, per pescare non fatte perdere. 20.000 euro. Venga spruzzato, lupo disgraziato. Tutti questi soldi. Ah, Gianga, vieni qua un po', vedete qui, non ci crede. Vieni, ma già abbiamo Gianga. Messo, Gianga, vieni qua, amico mio. Già Gianga! Io sono in trasferta. Sei in trasferta, Gianga, come mai oggi a Rosello? Meccarino non si sente bene. Sta male. Tutti quelli che ci conoscono intanto. Che ti conosce a te? Un saluto a Michelino. Salutiamo Michelino. Michelino, Capotti Michelino, nome del padre, figlio di Buongiorno. Ti presento l'amico mio. Pescare, no? Vabbè, pescare. No. Come mai? Giocato male? Che c'hai da vedere? No, non mi interessa. Ma sono stata alla televisione, usare. Rai Sat. Come male? Ha giocato male? Cioè, mi ha fatto perdere 1.000 euro. Cioè, noi siamo del comitato di quelli che hanno perso per il pescare. Piali, stai seguendo? Sì, il vigila Francia. La Francia? No, lo Brasile. Brasile-Francia la finale. Ma... O Pescara mi interessa. Pescara io l'ho fatto piangere, mi ha fatto perdere la schedina. Pure a te, pure a te. E ci mettevo uno X, convinti che ne mangiavo, ma manca perdeva. Era giocato male. Dai, sono lasciato aperto. Ciao. Anche lui vittima del Pescara. 385 euro al minuto guadagna. Se accetta. Al minuto? Al minuto. Chi? Chi? Cristiano Ronaldo. Ecco, bravo. Ma sicuro che non è ogni ora? Al minuto? 380. Allora non lo so, 20.000 euro al giorno? Mi sa che non lo so. No, 385 euro al minuto. Al minuto. Niente, non è. Ma vabbè, comunque ce le hanno, Hai visto l'Arabia Saudita che ha fatto? Sai che ha fatto gli accrediti su tutti? Quando vinse contro l'Argentina, lo sai? Sì, questo sì, lo sì, so sì. Perché ci lavora. Ha dato la Rolls Royce ai giocatori. Sì. E infatti l'Inghilterra. Sono rimasti spiazzati, ha detto quando mai l'abbiamo venduto i 40 Rolls Royce? E dice come facciamo? Infatti, vabbè, ma questa è una battuta. Giusto. Ti voglio dire, ho un nipote di un amico mio tunisino che lavora in Arabia Saudita. Lui il giorno dopo che è stata festa nazionale. Allora il giorno dopo che è stata festa nazionale hanno accreditato a ognuno, pure chi lava in Arabia, 500 reais, che non so quanto è in euro, non so quanto. Più l'altro giorno, siccome è passato il Marocco, siccome se passa una squadra araba loro sono contenti, ha dato un computer per uno, gli hanno regalato. La cosa dicono. Invece Antonio, che dici? Antonio non lo so, prego. Antonio, buongiorno. Come mai? Lei oggi non. No, sono di passaggio. Di passaggio, sì, per il mercato. Siccome il mercato sta pieno di gente. Allora non si può più tanto respirare per quanta gente ci sta. Allora mi sono un po' allontanato. No, quello che ci faceva specie, oggi ho visto tantissime macchine, cioè parcheggio pieno. No, guarda qua. Però non c'è nessuno al mercato. Lo so, se ne sono andati tutti al mare. Noi stavamo scherzando, ma guarda qua. Non è che stanno tutte in inaugurazione là del negozio? No, l'hanno fatto già. Già l'hanno fatto. Sì, ma è sempre più la porchetta è finita. Sì. Tutta roba casalinga, roba di 2 euro, 2 euro e mezzo, 3 euro. La cineseria, la cineseria. La porchetta l'hanno mangiata. La porchetta già fatta. Sì, però
Gli è rimasto qualche cosa di mezzo grande, non rimasto niente. Una volta, questo periodo qua, nei mercati, 6, 7 zampognare, 8 zampognare. Ma non scendo, non scendo più, capito? Insomma, chi lo vince questo mondiale? Il mondiale del Brasile ieri sera. Brasile. Però per il Brasile deve essere. Ma, però ieri sera, mamma mia. Ho impressionato. Brasile. Guarda che l'Italia ci è uscita due volte con la Corea, agli ottavi. Tu dici c'è, la Corea. Ci sta il Brasile, ci sta l'Argentina, ma ci sta l'Inghilterra. L'Inghilterra. La Francia. La Francia pure. Oggi vediamo la Spagna e il Portogallo pure. Però il Brasile. Il Brasile. È una cosa proprio, c'ha cioè, il gioco quando gioca i brasiliani te la mostra, cala da tutte le parti, tutto giallo, pam pam, gli sforbiciati, i tacchi e punta, le cose incredibili. Va bene, okay. Ragazzi, io vado avanti. Andate avanti, buon lavoro. Buone feste, cioè, ci vediamo. Se ci vediamo per colpa tua, non tutto a posto. Diretto, abbiamo preso la tredicesima. Abbiamo i soldi adesso! Sei carico? E oggi sì, ci consumiamo tutto! No, dai, mo manditemi! Una giornata, veste! Lo fumo! Non fumo i soldi! Bravo, una giornata fatta molto bene! Anche se è nuvoloso non fa niente, ma siamo sempre contenti! Noi ci mettiamo la salute, dobbiamo mangiare bene, Stellina! Vabbè! Tu sei un grande amico, numero uno! Grande! Stellina, numero amico, ciao! Stiamo perdendo le tradizioni, ma noi lo porco lo facciamo! Sempre! Vero? Sabato, bella, ci sono alle ore verso 3 un bel maiale, dopo domenica bella spezzoma e dopo ci mangiamo le belle braciole, le belle salsicce, la gente dice il programma è fatto. Guarda, dice quello che gli fa male, che ha il diabete, quello polisterolo, però quando è fit gli salsicce, i bracioli si mangia tutto quinto senza pagarlo, lo paga, scappa tutto quinto. Finché se tutti i maiali, dice, circa 3-4 euro, dice un diabete, quella tengo polisterolo, ma quando l'invito a mangiare sta bella fitta, a bocca tutto quinto, dice che c'è sta cacca niente, dice salsicce, che devi stare lì? È giusto. Se inviti pure a noi, noi veniamo. Ma questo è il problema. Ma mangi 5, mangi pure 7. Verzi, cavoli, spinaci, un euro, 2 euro, la riesci a comprare. Ma la saggezza a 10, 11 euro, se frena la gente. Invece che ha un diabete polisterolo, la faccio. Invece di venire a mangiare, dice, ma io ne posso comprare, mi trovo a rete, mi trovo da qua. Facciamo questi saggezze, cuciamo, madonna quanto è buono. E gli diceva a mamma, quando sono io, per fortuna questo, che non potevo mangiare, non potevo comprare. Non avevo i soldi per pagare. Quando mi si mangiava per lo potevo fare, lo vedo, ma ti rendi conto? Stavi dicendo? No, stavo dicendo che Rosetta ha messo la freccia del sorpasso, va a 1000. Abbiamo vinto 50 punti, 45 pozzuole. Vabbè, ultimo in classifica. Domani sera vinciamo pure con Salerno. E poi domenica Bisceglie. Una alla volta. Una alla volta? Sì. Chi ha fatto Tondo Palladino? Che ha fatto Palladino? Chi ha fatto Palladino? Andata buona? Speriamo, no, quando è maggio vedremo. Non ti vuoi sbilanciare? No, non ti vuoi sbilanciare. Non ti sta. Va bene. Chi è? Perché me lo romosi stai chi? Siamo noi, la regina dell'Abruzzo, siamo noi, gli faccio la veglia e piango tutta la notte. Giovedì mattina vado a affrontare. Con la banda, te lo giuro, a morire. La banda canta pure io. Giovedì mattina vado a affrontare per o giovedì sera o venerdì sera. Quando te va? Va bene. Ti chiamo giovedì. Andiamo a pranzo. A pranzo è più lunga. A pranzo è più lunga. Pranzo come facevamo? Un lavoro. Ho capito, andiamo a tardi noi. Ci aspetta. Va bene, andiamo, capito? Io giovedì mattina vado. Per pagare loro. Come si chiama? Bora Bora. Bora Bora, sembra qua. Amico Pietro.
Sì, che paga Michelinino. Invece di Balaborra non è meglio tramontana tramontana? Oppure l'imbeccio l'imbeccio facciamo, dai, dai! Sì, Garbino Garbino! Garbino Garbino facciamo! Abbiamo detto in tutto, abbiamo deciso! Vabbè, giovedì sera o venerdì sera? Giovedì a pranzo abbiamo detto. No, giovedì. Giovedì sera, giovedì sera tengono matrimonio, non posso fare niente. Giovedì a pranzo? A pranzo. Bello, ti chiamo, ci devo andare. Giovedì è l'Immacolata. Giovedì no. No, giovedì, giovedì prossimo. Venerdì andiamo, dai, promesso. Venerdì va bene. Venerdì no. Vai. Andiamo, qua a Sant'Antonio. Voi? Ancora qua. Veniamo pure noi, ma noi vediamo se ci vede pure a noi però gentilmente. Michelino, ma ben visto. Si è sputtanato. Si è sputtanato. E che prendo la telecamera. Guarda, si è presentato anche Antonio in terza battuta. Antonio Palladino. San Gabriele. Si è presentato. Tutto vede. La passa a P. La passa a P. Pure Antonio. Quindi. Prendere pure lui. Pure Antonio. Tutto a posto. San Gabriele, domenica. €100. Finisce qui col botto un'altra puntata di La Stellina. Come vedete stanno organizzando dei viaggi a San Gabriele, €100 compreso di pranzo. Non so chi verrà, però lo stanno organizzando. Vi ricordo i nostri appuntamenti lunedì, martedì, giovedì e sabato 19:30, canale 16 Super J. La mail di La Stellina @superj.it, numero WhatsApp 351 75 32 450. Ringraziamo Fabio per le riprese, tutta Super J, come dice Stellina, fatti portare, inizia a piovere e noi purtroppo dobbiamo andare via. Ci vediamo alla prossima. Vedi venire a mangiare adesso, ma io ne posso comprare, mi trovo a rete, mi trovo da qua, ben. Facciamo questi saggetti, cuciamo, madonna quanto è buono. E gli diceva a mamma, quando sono per fortuna quasi, che non potevo mangiare, non potevo comprare. Non tenevo i soldi per pagare. Quando mi si mangiava per lui, lo potevo comprare, ma te rende conto. E allora tu dillo a Stellina.